tra i tanti personaggi che lei cita nel libro, sono tutti grandi, ma uno in modo particolare mi sta a cuore perché non è un giornalista, Giorgio Gaber. È stato lei a ispirare anche, cioè, qui parliamo anche di scuola, ci seguono molto gli insegnanti. Giorgio Gaber che aveva il complesso di inferiorità perché era solo ragioniere. Sì, io ero diventato casualmente amico di Gaber e dopodiché ci siamo incontrati varie volte qui a Milano. La sera andavamo nelle osterie, nelle trattorie, mangiavamo qualcosa insieme e facevamo quattro chiacchiere. E se non che una sera mi confessa di essere ossessionato dal fatto di essere ragioniere, come se ragioniere fosse niente. E quindi lui intendeva prendere una laurea in filosofia e si era iscritto alla facoltà di filosofia, ma mi confessò di fare molta fatica perché il lavoro, la casa, la famiglia, poi ci mette in università, diventa un'ossessione. Era diventata per lui un'ossessione. Allora io gli dissi: guarda che i più grandi non erano laureati né in filosofia né in altro, e lui non riusciva a capire. Allora gli feci un elenco di personaggi importanti, dei Nobel, di italiani, dei quali solo Pirandello era laureato, gli altri da Montale a Salvatore Quasimodo, a Grazia Deledda. Tutti questi non erano laureati, poi anche altri personaggi importanti, D'Annunzio non era laureato, Benedetto Croce non era laureato, Guglielmo Marconi non era laureato, ma queste cose Gaber non le sapeva, come non le sa nessuno, credo. Allora lui rimase un po' perplesso, evidentemente poi andò a casa a consultare le sue enciclopedie e scoprì che avevo ragione io. E l'indomani mattina mi telefonò dicendo: ah, Madonna, guarda, grazie che mi hai tolto questo incubo dall'università, perché dopo aver verificato che tutti questi personaggi non erano laureati, mi sono tolto questa rottura di balle di fare l'università, basta, ma sì, che vada a farsi fottere anche la filosofia, eccetera. E ha continuato a fare il suo lavoro in modo brillantissimo, perché Gaber era qualcosa di speciale. E quindi, insomma, di questo un po' sono orgoglioso perché avergli tolto un incubo mi sembra una buona azione. Oggi non c'è bisogno di enciclopedie per capire che abbiamo avuto e abbiamo dei ministri che non sono Nobel, non sono diplomati né laureati e fanno dei danni. Sì, ma questo purtroppo è vero e comunque io non credo che i diplomi, le pergamene siano sufficienti per garantire una buona amministrazione a chi la tiene. Questo però è fuori dubbio, per cui credo di non aver dato un cattivo consiglio a Gaber. Oggi ci troviamo di fronte a una classe politica che si distingue per incapacità, per incompetenza, però non tutti sono così, molti sì, però molti sono dei disastri. Ed è vero che è stato lei a ispirare indirettamente a Gaber la canzone Destra-Sinistra? No, questo non è vero perché Gaber stava scrivendo questa canzone, non è la destra, non è la sinistra, la stava già scrivendo e quindi mi raccontava più o meno cosa stava mettendo in questi versi. E io a un certo punto però ebbi una necessità fisiologica e dovetti andare in bagno. Allora gli dissi: guarda, io adesso però scusa un attimo, mi devo alzare perché devo andare al cesso, che è sempre in fondo a destra. E lui questa cosa lo divertì e mise la frase anche nella canzone, però la canzone è molto lunga, quindi l'ha fatta tutta lui. Io ho dato solo questo modesto contributo. Successo, insomma, che la dice anche lunga sulla mia personalità.